Lei accorda i pianoforti e io accordo i pianisti. Però all'occorrenza accordo anche gli accordatori. Rocco Papaleo torna dietro la macchina da presa con Scordato, presentato in anteprima al B-Fest di Bari e dal 13 aprile nei cinema. E in questa avventura ha coinvolto Giorgia al suo esordio nel cinema. Lui interpreta un mite accordatore di pianoforti tormentato da dolori di schiena, che cambia quando incontra un affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura emotiva e gli chiede di portarle una sua foto da giovane. L'insolita richiesta lo spingerà a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita. Tu tendi sempre, da lucano, tendi sempre un po' a sminuirti, no? a dire meno. È un film dove c'è tutto, ci sei tu che sei, hai un'interpretazione eccezionale, perché ci sono molte tue sfaccettature, perché c'è la parte, quella che ti fa ridere, ma c'è quella anche che ti commuove, quella amara, quella che va nel profondo, questo viso che tu hai nel film è di un'intensità incredibile, da attore di livello irraggiungibile secondo me. Io posso dire, c'ero. E poi è un film che racconta anche un pezzo della nostra storia di italiani. Giorgia interpreta un personaggio un po' magico che trasforma la sua vita. Ma perché hai voluto proprio Giorgia in questa parte, Rocco? Perché? Ma che te l'ha fatto fare? Chiamavi una brava che neanche la dovevi allenare, che già era pronta lì, arrivava, ti faceva la parte alla grande, non ti rovinava il film con queste cose, poi le canzoni, queste cantanti, così. E invece no, perché ti sei dovuto complicare la vita? Perché tu sei così. È quello che ancora mi sto chiedendo, sai, Giorgia. E te credo, pensa, me lo sto chiedendo pure io. A guardar Timone nessuno direbbe che siamo la stessa persona.